Salve a tutti ragazzi, sono la Zona Davide, direttamente da Synapsi Tattoo Studio. Siamo su Friday, è un giochillo dedicato a tipo venerdì 13 a Jason. Deve essere un gioco veramente cruento. È un free to play, è un gioco, quindi un gioco di quelli che non si pagano. A meno che non si vogliono acquistare oggetti speciali, robe varie, per andare avanti magari meglio nel gioco stesso. Dai, iniziamo, vediamo com'è. Secondo me promette veramente bene. Allora, ok, iniziamo, giochiamo. Il primo episodio, ricordi di Crystal Lake. Erano stati avvertiti, adesso sono condannati. Sicuramente ci sarà da uccidere un sacco di gente. Jason classico, lo standard nel campo dei serial killer. Un look senza tempo che difficilmente passerà di moda. Praticamente è proprio quello classicone, il classicone. Bello, fra l'altro, come disegnato. Molto basso, senza gambe. Ma si può. Vabbè, dai, iniziamo. Oh, c'è un'introduzione. Siamo al campeggio, ovviamente. Belli ciuchi. Ok, ovviamente il livello di violenza massimo, quindi penso R. Bon, che botta, occhio. Ok, livello 1, vediamo. Jason tesoro, devi vendicarmi. Figurati, bella la mamma senza la testa, cioè con la testa mozzata. Usa i tasti freccia al controller o trascina il mouse per muoverti e attaccare. Direi che potremmo usare le freccioline, niente mouse stavolta. Dobbiamo uccidere. Questo qua è il primo livello, quindi molto semplice. Oh, wow! La nostra prima uccisione è andata bene. Ah, qui c'è da cliccare nel momento giusto, lì. Uccisione. Bella, ogni uccisione sale, ogni fine livello sale la sete di sangue, che sicuramente ci darà dei power up, delle armi nuove. Sporchi visci di campeggiatori, scorri laggiù per punirli, Jason. Va bene, mamma. Allora, vediamo. Andiamo qui, 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 qui e qui. Bella questa! Ma no! L'aspettavo da questa parte! Che cretino, vabbè. Comunque l'abbiamo sempre ucciso lo stesso. Ok, allora direi di tornare da questa parte, questa parte. Killing zone. Là. Cruento, cacchio. Vediamo un po'. Puniscili per ciò che ti hanno fatto, per ciò che hanno fatto a me. Uccidili per la mamma. Ok, mamma, li uccidiamo tutti. Vediamo un po' in questo caso. Secondo me la cosa migliore da fare, vabbè, penso uccidere questo intanto. Ok, poi facciamo un sbattiamo contro la roccia, il cespuglio, torniamo indietro, andiamo a uccidere questa qua sopra che è mezza addormentata e via con l'ubriacone. Killzone, vai. Mia, a metà l'ha fatta. Vediamo se trovo il posacenere. Dove l'ho messo? Qui. Provato. Perché fuggono la tua vista? E vedi tu, siamo dei serial killer, di quelli proprio cruentissimi. Sei un ragazzo così speciale, sei ad uccidere gente. E oggi è il tuo compleanno. Va bene, mamma, grazie. Il regalo è le uccisioni, tantissime uccisioni. Allora, qui io direi di andare a far secco. Questo, ok, si è spaventato. Si spaventano quando ci si avvicina. Andiamo ad ammazzare questo. Perfetto, ho già capito la meccanica, ok. Via, con l'ubriacona con i capelli azzurri. Killzone,
Killzone. Bella questa. Diciamo che sembrano sempre tutte diverse. Stai facendo un ottimo lavoro, tesoro. Eccoti della sete di sangue extra. Bene, perfetto. Adesso occupati di loro. Grazie, mamma. Vediamo cosa ci dà. Posizione 2. Siamo arrivati a posizione 2. Oh, bella, una scatola. Vediamo cosa contiene. Clic, clic, clic. Spac. Spacca tutto. Wow. La mannaia. Bella, equipaggiamola subito. Ricorda Jason, se hai bisogno di aiuto puoi sempre chiedermi un suggerimento. Perfetto, grazie mamma. Allora, qui direi, ok, secondo me bisogna fare un giro così. Allora, così, così, no, è sbagliato, perché torniamo indietro. Così, 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 di qui, si spaventa. Accoppiamo questa. Ignara di quello che gli sta per succedere. Ma dai, con la mannaia gli ha tagliato la gola. Muori! Muori! Dai, muori! È un po' morta. E vai, andiamo dell'ultimo. Killzone. Azzeccata. Sono abbastanza facili per adesso le barrette della Killzone. Panico teppista. Ah, qua ne abbiamo tre. Guarda come fuggono alla vista del sangue. Sì, l'abbiamo visto nel livello prima. Uccidili, Jason. Fallo per la mamma. Certo, mamma, li uccido tutti. Allora. Boh, proviamo ad uccidere direttamente il primo. Questo si spaventa. Poi possiamo provare ad andare. Io direi di qui. Di qui, ammazziamo questa. Questa si spaventa. Andiamo di qua. Di qua. Oh, semplice. A destra. Killzone. Là. Azzeccato anche questo per un pelo. La mannaia nella baita. Bella. Oh, siamo nella baita. Bella. Piccolo, i sudici campeggiatori. Come osano far del male al mio ragazzo. Sto bene, mamma. Minchia, che coraggio. Qui si può semplicemente andare di qui. Giù. Qua andiamo a sbattere contro qui, facciamo il giro così, quello si spaventa sicuro, eccolo, però noi gli corriamo dietro, lo ammazziamo in malo modo, da dietro, bam, una mannaia nella testa, rimasta volante però, vabbè. Ok, e andiamo verso la kill zone. Questa sarà bella. Wow, in due pezzi, in un colpo solo. Vedo che comunque la sete di sangue si riempie molto velocemente. Allora, fai attenzione intorno al lago, Jason. Non sei un nuotatore provetto. Ok, mamma, abbiamo capito che non dobbiamo cadere nell'acquetta qua fresca. Direi di andare di qui, di qui, di qui, di qui. No, c'è qualcosa che non va. No, forse sì, di qui, di qui, di qui, di qui, di qui. E facciamo secco questo. Perfetto. Poi semplicemente torniamo indietro. Tanto è ubriaco, quindi non se ne accorge. Chissà perché poi l'ultimo è sempre ubriaco. Killzone. Vai. Direttamente un colpo in mezzo agli occhi. Perfetto. Ancora della sete di sangue extra. Perfetto. Ci darà un'altra arma, sicuramente. Sì, un'altra arma. Bella, 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 bella. Sbam, spacca tutto. Coltello da combattimento. Un'arma classica, vediamo. Magari ci regala qualche bella scenetta interessante. Allora, ti ho mai detto quanto sei speciale, Jason? Sì, qualche livello prima. Sei molto, molto speciale ad ammazzare la gente, ovviamente. Grazie, mamma. Direi che questa qua la possiamo spaventare subito al primo colpo. Ok, proviamo a ucciderla. Poi direi, no, ci siamo bloccati qua. Quindi torniamo un attimino indietro, riragioniamoci su un attimino.
E secondo me bisogna andare di qui, di qui, di qui, ammazzarla da davanti proprio in male modo. A destra, uccidiamo questa. Dai, cazzo scappi. Scappa, scappa. Wow, quanto è lungo quel coltello? Un chilometro. Ok, l'ultimo briacone. Killzone. Ok. Banda davanti, proprio se ne sta lì ad aspettare. Inceneritore. Puoi spaventare i campeggiatori e farli finire dentro le fiamme. Bello questo. Puniscili per ciò che hanno fatto. Subito. Boh, questo sarà abbastanza semplice, immagino. C'è il fuoco qua in mezzo. Vediamo un po'. Allora, incominciamo a spaventare questo, che brucia vivo. Noi sicuramente non ci dobbiamo finire con dentro. Quindi possiamo andare di qua, di qua, di qua. Questo brucia. Allora, a sinistra non si può andare perché appunto c'è il fuoco. Andiamo per forza di qui. Ok, doppia uccisione istantanea. Torniamo indietro, torniamo su, torniamo giù. Olè. Killzone. Wow, che taglionetto proprio. Sete di sangue. Tizzoni senza via di uscita. Ok, ancora il fuoco. Direi che fai attenzione, Jason. Se non sai come proseguire, usa il pulsante riavvolgi per ricominciare da capo. Ok, l'avevamo intuito che è questo simbolino, immagino. Anzi, è per forza quello. Dobbiamo andare di qui, di qui, di qui. No. Così, 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 così. Si spaventa. Ok, lo uccidiamo. No, abbiamo cannato qualcosa, ci siamo bloccati qui, quindi torniamo un attimino indietro all'inizio e usiamo la via più diretta, più logica. Lo facciamo morire nelle fiamme. Però ci siamo bloccati ancora qua, perché se andiamo di qua bruciamo anche noi. Di qui non si può andare da nessuna parte, quindi torniamo ancora un attimino indietro. Direi così, proviamo in questa maniera, così, 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 così è come abbiamo fatto prima. Lo spaventiamo in questa maniera. Ok, lo uccidiamo qua, perfetto, capito. Di qui, di qui, di qui e vai di killzone. Wow, il pelo. A pelo d'acqua. Ancora l'acqua. Ok, fuoco, acqua, acqua, fuoco. Non dimenticare di cambiare arma. Usa l'icona dell'arma nell'angolo in basso. Ok, intanto le stiamo già provando tutte, quindi semplicemente spaventare questo e farlo annegare. Annega lì, ok. Andiamo di qua. Siamo già a 22-23 uccisioni. E poi qui semplicemente così, così. E killzone. E vai, con un coltellazzo a metà. Grazie per la sete di sangue extra, ci darà un'altra arma, perfetto. Quarta posizione, ma cosa indicherà questa posizione? Arma. E bam! Wow, una chiave inglese, equipaggiamola subito. Questa sarà divertente. Siamo alla fine del primo capitolo. Questo è l'ultimo, Jason. Tu hai la vendetta. Sì. Se andiamo su di qui, poi cadiamo noi in acqua. Se andiamo da questa parte, così, così, così. Così. No. Allora, così, così. No. Da questa parte, secondo me, è la via giusta. Sì, allora. Destra. Di qua, giù, contro la roccia e gli arriviamo da dietro. No! Bah! Oh, scenetta finale. Non c'è più, è andato via. Dai, torna indietro. Dai. Questo non è annegato, sapeva nuotare.
Ma niente ti toglie la morte comunque. Con un arpione. Dai, incredibile. Bam. In mezzo agli occhi. Fiero. Bella. Completato. Bella storia. Abbiamo sbloccato la prigione. Siamo a 24 cadaveri come conteggio. Bella, dai. Allora, direi che come prima partita è stata abbastanza divertente. Proviamo a vedere. C'erano altre due modalità: morte del giorno e maratone omicida. Io direi di provare a fare maratone omicida e vedere che cos'è. Allora, dice quanti omicidi di seguito riesce a commettere. Sete di sangue, ci darà sete di sangue di sicuro. Serie migliore 000 perché ho appena iniziato a giocare. Proviamo. Ah, ok, qua sono solo killzone, immagino. E vai. Bella questa senza armi, gli ha strappato le braccia. Killzone, il barbuto lo uccidiamo con la spada. Ok, penso che diventeranno sempre le barrette rosse qua, diventeranno sempre più strette, sempre più difficile. Questo cos'è che c'è in mano? Una tizza, Toyo. Una racchetta per gli sci, bella in gola. E vai. Uccisione. E vai. Oh, l'ho mancata. Vabbè, abbiamo fatto 4 uccisioni di fila. Un pochino, però dai, un po' di sete di sangue l'abbiamo presa. Bene, dai, direi che per questa prima prova, per questa prima partita, credo che ci siamo divertiti abbastanza, almeno io mi ci sono divertito abbastanza. Molto cruento, aiuta comunque a scaricare la tensione accumulata durante magari una giornata di lavoro, questo gioco, non c'è niente da dire, sicuramente. E poi pure è gratuito, è ben fatto, graficamente non è niente di eccezionale, però mi gira tranquillamente sul mio portatile, quindi penso che me lo potrò portare ovunque. Allora ragazzi, io ricordo che registro direttamente con un cellulare audio e video, quindi la qualità del video e anche sicuramente dell'audio non sarà delle migliori, però ci si diverte lo stesso, almeno io mi ci diverto comunque. E la mia intenzione è semplicemente trasmettere la gioia dei videogiochi, anche se sono così violenti in questo caso, a tutti quanti. Grazie della visione, qui la Zona Davide, direttamente dal mio studio, dal Synapsi Tattoo Studio. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao ciao.